Ciao Rockers, come state? Veramente bene, bentornati nel canale e benvenuti a questo primo video di un'avventura epica che faremo insieme, The Witcher 3 Wild Hunt. Io voglio fare subito, veloce dal cazzo perché è una premessa. Io ho giocato gli altri due, però non voglio fare questa walkthrough troppo filosofica, ragazzi, nel senso che non voglio fare troppi riferimenti al passato, troppa storia, a meno che non sia appunto, come dire, abbastanza relativo alla storia che incontreremo. Se ce n'è bisogno, voglio dire, lo faremo, ma non voglio fare, come ho detto, il filosofo più di tanto. Innanzitutto noi qui, vedete, giocheremo la Day One Edition, vedete? Molto carina. Custodia. La giro, ecco qua, vedete, dentro c'è anche la soundtrack. Me l'ascolto volentieri. Io magari nel corso adesso del gameplay che inizierà vi racconterò un po' dove siamo come ambiente, chi sono alcune razze che ci sono, chi sono i Witcher ovviamente, e ben poco di chi è Geralt di Rivia, perché chi di voi seguirà questi gameplay sicuramente lo conoscerà veramente bene. Vi chiederei così di lasciarmi poi sapere nei commenti cosa ne pensate, sia delle intro che ho fatto, sia del gameplay. Fatemi sapere, ragazzi, come sempre, se vi piace questa serie, che cosa dovremmo farci sopra, che cosa preferireste vedere, eccetera. Sapete veramente bene che a me piace interagire con voi il più possibile. E niente, ragazzi, io inizierei veloce da leccarsi le orecchie senza perdere altro tempo. I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North! You stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead, you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse-eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years, but a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The Wild Hunt rides the sky with every full moon. The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. Ugh!
Molto bene, abbiamo visto questa introduzione che ci ha fatto, diciamo, un po' capire che cosa è successo. Io non vi racconterò di tutto quello che avete visto prima. Questo che vedete è Geralt di Rivia. You know I don't find that amusing. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. So, later then. See you later. Beh, io me ne andrei anche. Mezz'oretta, ragazzi. Che miseria, me ne andrei. Effettivamente. Le bellezze della next gen. Questa, ragazzi, per chi di voi non lo sa, dei personaggi che conosceremo veramente bene. Yennefer,
Allora, abbiamo questa missione. Usa i sensi da Witcher per trovare la chiave. You're running out of juice. I know. You might bring me some more once you're done training. See, I thought Ciri could stand to wait a little longer. It's uninstructive, not to mention unreasonable. I missed you. A lot. And I missed you. But we'll have plenty of time to make up for that. Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. Ok, abbiamo trovato la chiave. Scendi al piano di sotto. Devi fare un... Mountain Pass is beautiful as ever. Fatemi fare un colpo d'occhio. Si presenta veramente bene questo. Aspettate un attimo ragazzi, fatemi vedere come funziona. Allora, con questo tasto salveremo eccetera eccetera, con questo bene, mappa del mondo, ok, quindi fantastico. Scusate ragazzi, ma voglio un attimino inventario da questa roba, oggetti utili, questa è la chiave, la spada, sapete bene, una di argento e una d'acciaio. Qua d'argento ovviamente per i mostri, alchimia, varie pozioni da costruire. Qui abbiamo tutti i personaggi, vedete, bestiario, tutorial, i personaggi, creazione, personaggio, dove personalizzare, migliorare. Va bene, quindi questo è un po' che ci serve. Lo faccio più che altro per voi di tenere il tutorial.